Io non ho problemi a prendere posizione. Perché non te ne puoi andare con tutti i soldi, ma. Tutt'oggi perché mi stanno tirando della merda addosso. E si lamenta per l'albergo e scappa col bottino, ma tutto a posto? Io continuerò a sputare queste storie che vengono dette. Ciao amici chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome e benvenuti in questo nuovo video dedicato ad una persona che in realtà pensavo non sarebbe mai stata protagonista di un mio video di gossip e invece ragazzi parliamo proprio di lei, dell'ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari. In questi mesi Valentina Dallari ne ha combinate di ogni. Ultimissima notizia, ragazzi, tenetevi pronti, avrebbe rubato 5.000 euro senza presentarsi ad una serata in cui era ospite in un locale. Sarà vero? Sarà falso? O sarà fifella? A proposito di Sara Fifella, se vi siete persi l'ultimo video dove ragazzi piange, si dispera su Instagram, ve lo lascio qui sopra nella i di informazioni, giusto per capire un po' che cosa è successo. Prima di iniziare comunque, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, trovate qui sotto il tastino iscriviti e di fianco c'è una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sui gossip, sul trash, sui tradimenti, sulla gente che ruba pure praticamente i soldi nelle serate, insomma, per essere aggiornati sempre su tutto. Ah, e ricordate, se non vi iscrivete al mio canale, siete delle brutte persone, ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? Oggi molta carne al fuoco, come vi dicevo prima, Valentina Dallari in questi ultimi mesi ne ha combinata una dietro l'altra e partiamo subito, andando con ordine, parlando proprio del suo libro che si chiama Non mi sono mai piaciuta. In questo libro tratta ovviamente l'argomento dell'anoressia dal quale è stata toccata in prima persona e insomma ha voluto raccontare a tutte le persone che la seguono la sua storia. Ed è proprio da questo libro che parte una polemica senza fine, questo perché all'interno del libro Valentina racconta un'esterna fatta a uomini e donne e diciamo che ci sono alcune cose, alcune confessioni shock fatte su Andrea Melchiorre, che durante un'esterna le avrebbe detto di essere stato innanzitutto arrestato per spaccio e successivamente addirittura le avrebbe messo dentro una scarpa un po' di erba. E se ci fosse qui Eva Enger probabilmente direbbe questo. Dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro la trasmissione. La droga? Sì, hai portato ma la droga. Ma che stai dicendo? Nel libro infatti viene scritto proprio questo. Mi disse che aveva avuto problemi con la legge e che era stato arrestato per spaccio. Io fui molto comprensiva, avevo altri amici e altre esperienze del genere. Per me non cambiava nulla, anzi, ho sempre avuto un po' il debole per i bad boy. Decisi di credergli. Andrea mise della ganja nelle mie scarpe. Oh mio Dio! E ovviamente dopo questa confessione shock, Andrea Melchiorre, il diretto interessato, ha preso in mano il suo smartphone, ha pubblicato una foto e ha scritto soprattutto un lunghissimo sfogo su Instagram. Sono dell'opinione che nella vita le cose bisogna guadagnarsele e allo stesso tempo sapersele tenere e preservare, applicando dei valori veri, quelli che sono la mia forza. Partendo dai rapporti d'amicizia, nel mio caso sempre gli stessi da sempre. I rapporti lavorativi e di lavoro che vengono onorati e rispettati, coltivando la propria passione con dedizione, umiltà e tanta forza. Lo sport che concilia mente e corpo insegna il rispetto e la gratificazione della fatica per raggiungere un obiettivo. L'amore che mi dà serenità, sicurezza e mi rende spensierato. Beh, queste sono le cose che mi rendono orgoglioso della persona che sono. I valori a cui mi aggrappo da sempre, naturalmente sbagliando, perché tutti sbagliano. Chi mi segue sa quante vicende e quante calunnie ho ricevuto negli ultimi 4 anni, senza replicare e dar mai soddisfazione alcuna, senza mai controbattere o dare adito per creare polemiche e gossip. Adesso vengo descritto in maniera non proprio edificante per fatti riguardanti situazioni avvenute anni fa. Non sopporto vedere usata e diffamata la mia immagine in dubbi contesti e sfruttata per fare audience. Detto ciò, ad ogni azione corrisponde una conseguenza e ci penseranno i miei legali. Insomma, parole forti da parte di Andrea Melchiorre che ha detto che procederà ovviamente per vie legali per difendersi da questa
queste calunnie dette sulla sua persona. Staremo a vedere come andranno avanti le cose. Fino ad oggi però, e questo succedeva a fine settembre, non si sa ancora nulla. Ma adesso passiamo ad altre due bufere che si sono scatenate nuovamente contro Valentina Dallari. Partiamo subito col botto e con una notizia shock che riguarda sempre Valentina, che non si sarebbe presentata ad una serata dove era ospite in Abruzzo, ma allo stesso tempo, dicendo di avere insomma motivi personali per non presentarsi, ha preso i soldi, o meglio, avrebbe preso, perché non sappiamo se è vero oppure no tutto quello che vi sto per raccontare, quindi avrebbe preso il gruzzolo e se ne sarebbe andata via. A lanciare la notizia bomba è sicuramente il proprietario del posto dove doveva avvenire questa serata, e infatti ha deciso subito di pubblicare su Instagram un comunicato scrivendo lettera per lettera, frase per frase, quello che sarebbe successo. Ieri Valentina Dallari si è presentata all'Hotel La Rupe presso Venere di Pescina, Abruzzo, location nella quale doveva svolgere la prestazione artistica. Messa al corrente di tutto, gli è stato dato vitto, alloggio e tutto il resto, come accordato. Gli organizzatori, di cui non faccio i nomi, hanno curato ogni minimo dettaglio, al contrario delle falsità che dice lei. Dopo mezz'ora ha voluto cambiare hotel nel quale alloggiare, che è stato prenotato e pagato per farla contenta. Nel secondo hotel non si è mai presentata. Ha rubato tutti i soldi, compreso il pagamento del secondo albergo, ed è scappata via, insieme all'altro impostore, di cui non faccio il nome, suo driver, non effettuando la prestazione artistica. Consiglio a tutti di tenerla lontana. Quello che ha fatto non ha bisogno di aggettivi sull'accaduto. Si stanno adottando vie legali, anche loro, di fronte a questa mancata prestazione artistica di Valentina Dallari, hanno deciso di procedere per vie legali. Stando alle indiscrezioni che girano sul web, si tratterebbe proprio di 5.000 euro. A fare un pochino più di chiarezza su tutta questa vicenda e comunque a lanciare sui social questa notizia è anche la nostra amica gossipara Deianira, che si è fatta portavoce delle persone truffate in teoria da Valentina Dallari e di conseguenza ha voluto registrare alcune Instagram stories per spiegarci meglio quello che è successo. Concludiamo la serata dei gossip con Valentina Dallari. Allora, possiamo mettere una pietra sopra ciò che le è accaduto a questa ragazza nella vita? Ok, tanto di cappello, però mo questa cosa è superata. Questa non si prestava la struttura, eccetera, alla sua prestazione. Allora, a meno che tu non fossi stata in una situazione di pericolo per la tua persona, tu dovevi esibirti, perché ci sono tante persone che hanno pagato per venire lì, e quindi veramente questa cosa che hai fatto, a parte che contro la legge, perché non te ne puoi andare con tutti i soldi, ma al massimo con una percentuale che è stabilita da contratto, nel caso in cui il contratto non rispetta, diciamo, gli accordi. Non c'è di nessuno e si lamenta per l'albergo e scappa col bottino, ma tutto a posto? Questa notizia è stata subito ripresa da tutti i siti di gossip più importanti, ne hanno parlato veramente tutti quanti. E devo dire che l'unica persona che però non si è espressa sull'argomento è proprio la diretta interessata. Allora, stavo editando il video e ovviamente Valentina Dallari ha detto la sua, difendendosi giustamente, quindi adesso vi posto tutto quello che ha scritto sul suo Instagram e su come si è difesa dalle accuse di truffa. E spero che vi piacciono anche i miei bellissimi occhiali. Da quello che abbiamo visto sul suo Instagram, diciamo che è passata da queste accuse al voler parlare di tutt'altro. Tant'è infatti che sui suoi social abbiamo visto come ci sia stato una sorta di scontro, ma che in realtà ha fatto soltanto lei, contro Giulia De Lellis. Perché? Perché rifacendosi ad un vecchio servizio mandato in onda alle Iene, che riguardava Giulia De Lellis e i suoi hater che la prendevano in giro, diciamo che Valentina Dallari ha voluto commentare una cosa detta anni e anni fa da Giulia De Lellis, che si era lasciata scappare in un momento, forse, non lo so, di rabbia, che ne so,
che le donne curvi non erano un bel esempio, non erano comunque un bel vedere. Questa cosa però è stata subito chiarita all'istante, sempre alle Iene, dove Giulia De Lellis ha detto: io non ho nulla contro le donne curvi o contro qualcuno che ha magari un pochino di grasso in più, se stanno bene loro, buon per loro. E qui praticamente finisce, insomma, tutto il discorso Giulia De Lellis contro le curvi, ma questa cosa è stata ripresa da Valentina Dallari, che forse, ovviamente, rispetto al suo passato da ex anoressica, ha voluto giustamente parlare nuovamente di corpo, di come ci si sente nel proprio corpo, e in effetti ha voluto pubblicare innanzitutto un piccolo sfogo, beh piccolo insomma un po' lungo, uno sfogo su Instagram nel quale ha voluto parlare di grasse magre, insomma. Adesso lo leggiamo insieme e capiamo quello che ha detto. Le donne non si dividono in magre o grasse. Non esiste, non si può sentire, ed è veramente squallido pensare che ci siano ancora persone che catalogano altre donne in questo modo. Avere il grasso addosso è una frase dispregiativa che ci proietta ancora una volta nei classici standard che stanno rovinando un'intera generazione di donne. Non badate a chiunque parla per dare aria alla bocca. Bisogna sentirsi bene con se stesse. E se si è curvi, non significa essere robuste o, come dicono altri, grasse. Certi discorsi non posso sentirli e mi feriscono nel profondo. Quella parola dovrebbe essere abolita. Ricordatevi sempre di piacere a voi stesse. Nessun'altra può dirvi come dovete essere. Ma non è finita qui, perché oltre a questo lungo sfogo pubblicato sul suo Instagram, Valentina Dallari ha poi deciso di voler fare una diretta, che poi in realtà si è trasformata in queste stories che stiamo per vedere, dove ha voluto sottolineare ancora una volta il suo pensiero riguardante le donne grasse, le donne magre, persone grasse, persone magre. Allora, voglio dire una cosa. Allora, io non ho problemi a prendere posizione in certi argomenti del quale penso di essere competente, ad esempio appunto il discorso del fisico, delle cose che ci girano intorno, delle parole da usare, soprattutto sui social network, perché io mi espongo per le mie ragazze, le persone che seguono me e che sanno che nella vita gli ombretti, i trucchi, i rossettini contano al probabilmente 50° livello, visto che probabilmente queste persone hanno vissuto o sono semplicemente un pochino più... Oddio, come posso dire, per non essere troppo offensiva, intelligenti rispetto alla media delle persone. Quindi io non ho problemi del fatto che adesso è tutto oggi che mi stanno tirando della merda addosso per il post che ho scritto oggi sul discorso delle ragazze magre o meno. Quello che volevo semplicemente dire a certi siti, che continuate pure, perché io, finché avrò voce, forza di volontà e qualsiasi cosa, continuerò a combattere contro a queste cose. Non mi importa, tiratemi pure tutta la merda che volete addosso, ma io continuerò a fare questo e a sputare queste storie che vengono dette. Ciao. Tutto bello, tutto molto interessante, ma i più maligni hanno subito detto: vabbè, questa fa le storie, dice sulle donne grasse, le donne magre, eccetera eccetera, perché in realtà non vuole parlare di tutta la questione dei soldi rubati. E sinceramente, in questo senso, non lo so, perché comunque, se veramente è successo quello che è successo e che viene detto da chiunque, dai, diciamo, dai proprietari anche del locale, sarebbe una cosa molto grave. E se fosse vero, lei dovrebbe comunque dire qualcosa. Se fosse falso, maggiormente, ancora una volta, dovrebbe far sentire la sua voce per dire: no ragazzi, non è assolutamente vero quello che state leggendo. Quindi, nell'attesa di scoprire insieme quello che succederà, insomma, se ci sarà una smentita da parte sua, come sempre chiedo a voi di dirmi che cosa ne pensate qui sotto con un commento. Se state dalla parte di Valentina Dallari, se invece credete che lei abbia rubato questi fatidici 5.000 euro per la serata mancata. Insomma ragazzi, il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e come sempre vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, che vi lascio qui sotto nell'info box, ma soprattutto su Instagram, dove sono Fabrizio Valerio per quanto riguarda il mio profilo personale, Valerio Fabrizio invece per quanto riguarda quello dei meme, e anche su TikTok, dove sono Fabrizio Valerio. Io e Mark, come sempre, vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!